Un saluto da Dottor Palmas, io ti faccio vedere oggi un caso di denti fissi senza osso realizzato su un paziente giovane che aveva perduto tutti i denti a causa della parodontite e del fumo. Come vedi, i denti sono ingialliti dal catrame del fumo che si è intaccato sullo smalto, aveva perduto completamente la masticazione, non riusciva più a parlare e relazionarsi con le persone che gli stavano attorno. Questa è la visione interna, come vedi, è un disastro. Mancano molari, premolari, incisivi laterali. I pochi denti rimasti sono storti, con lo smalto ingiallito ci sono i segni dell'usura del tempo e soprattutto non c'era più osso che manteneva le radici. Infatti, qua dalla radiografia, come puoi vedere, stavamo di fronte a una situazione grave di perdita completa dell'osso attorno alle radici. Molti colleghi gli avevano detto che non si sarebbe potuto più fare nulla e noi invece abbiamo risolto il caso con un quadrizigoma, ovvero abbiamo posizionato quattro impianti zigomatici nella parte superiore, aiutati nella parte anteriore da un impianto convenzionale. Nella parte inferiore, a livello della mandibola, abbiamo risolto il caso con sei impianti convenzionali, di cui due corti, vedi quelli più posteriori, onde evitare di andare a posizionare l'impianto sopra il nervo mandibolare. Questo è il grafico 3D che ti mostra l'intervento, come vengono posizionati quattro impianti zigomatici. In questo caso nel grafico vengono mostrati anche gli impianti pterigoidei, non è stato necessario in questo caso posizionarli, in quanto con i soli impianti zigomatici siamo riusciti ad arrivare nella zona posteriore dei molari. Quelle che vedi qua sono le tac tridimensionali prima sul lato sinistro e dopo sul lato destro, dove sono stati inseriti già gli impianti dentali. Nella parte sopra si vedono i quattro impianti zigomatici. Sotto si intravedono i sei impianti convenzionali. Come vedi, la bocca naturale, i denti naturali erano fuori dall'osso, proiettati in avanti. Questa è una situazione classica che vediamo negli stadi avanzati, terminali di piorrea. E questo è il paziente con i denti definitivi. Abbiamo posizionato le due arcate protesiche, simulano i denti del paziente naturale, eseguiti alla nostra divisione di ricerca e sviluppo, e questo è il sorriso con i denti nel display del sorriso tra labbro superiore e inferiore. È stata risolta l'estetica, è stata simulata la gengiva per andare a posizionare i denti in posizione corretta. Queste sono le due visioni delle protesi. Vedi che il paziente non ha solamente i denti, ma anche la simulazione dei tessuti che sono andati perduti, appunto l'osso e le gengive. Questa è la vista dall'altro lato, dell'arcata e questa è la vista anteriore del risultato che abbiamo ottenuto. Riabilitazione perfettamente eseguita su un paziente in cui molti colleghi avevano detto che non avremmo potuto fare nulla. Vi ho dato la dimostrazione di come con degli impianti basali, in questo caso quattro impianti zigomatici, abbiamo ottenuto il risultato grazie al nostro sistema denti fissi senza osso. Un saluto.